computer funziona tipo una volta su tre e non è la prima volta che mi capita di trovare magicamente spariti dei file che ero sicurissima di aver inserito, tant'è che l'audio c'è ma non si vede l'immagine e io stupidamente ho cancellato i file originali, cioè sulla scheda perché li avevo importati nel computer e ieri c'erano. Però va bene così. Fortuna ho tempo. Adesso mi preparo velocemente, registro la parte che mi manca, che bene o male era la conclusione del video, così lo finisco di montare e poi ve lo posso caricare per oggi. Sono molto curiosa di provare questo snack che ho trovato nel calendario dell'avvento. Penso siano tipo dei cioccolatini con all'interno della frutta, tipo frutti di bosco o fragoline. Frutta ricoperta di cioccolato. Boh. È scritto tutto in tedesco e io non so il tedesco, ovviamente. Si sa proprio di frutti di bosco ed è una pallina di cioccolato. Che buono! Sembra proprio tipo una fragola ricoperta di cioccolato, ma più del frutto intero, secondo me, c'è tipo una gelatina o una composta, un qualche cosa alla fragola, ricoperto di cioccolato ed è leggermente croccantino, quasi come se avesse anche del wafer, per intenderci. Veramente buono. Questi sono tutti i snack, tra l'altro, vegani, il calendario dell'avvento è di DM. Ho messo sulla piada per prepararmi il pranzo e ha suonato il corriere. Mi aspettavo dei pacchi, ma non questo, credo. Nel senso, non aspettavo niente di così enorme e pesante e boh, dovrebbe essere da parte della Mondadori, non lo so. Come minimo è una cosa che si aspettavo, ma in questo momento non riesco a collegare. Comunque, apriamolo insieme. Ovviamente è arrivato. Sarà chi ad aiutare. Wow, ok, sì, era un pacco che aspettavo, ma non ho capito che arrivava tutta questa roba qui. Allora, innanzitutto è da parte di Rizzoli e non avevo capito che arrivavano tutti sti fumetti. C'è la vetta degli dèi di Jiro Taniguchi. Ho capito che ne mandava uno di volume. Mi sa che sono tutti invece. Oh mio Dio. In più ci sono due fumetti di Tezuka, questo ve ne avevo parlato in una delle ultime dirette, se non sbaglio, forse anche video su YouTube. Fusuke e l'altro invece è Thunder Mask. Cioè, ci rendiamo conto? Quanta roba, mio Dio! Immaginavo fossero solo tre fumetti, non avevo capito che me ne mandavano tutti. Aiuto! Prosciuttino boy. Nelle caselle di oggi c'erano tel gelsomino che ho già bevuto, non tutto perché in realtà sono 5 grammi, io di solito ho sempre fatto soltanto 3, quindi me ne sono tenuta un po' da parte per una prossima volta, è tra l'altro uno dei miei tè preferiti in assoluto. Altri snack ricoperti di cioccolato, questi sono anacardi e poi un bagnoschiuma che io ho già trasferito in un vecchio contenitore, insomma, che avevo, un po' per dosarlo, insomma, meglio.
E dovrebbe essere all'aloe vera, ma ha un odore un po' particolare, sembra quasi speziato, non saprei. C'è da dire che questo calendario dell'avvento è sicuramente uno dei più natalizi, vabbè che anche la versione degli snack ha sempre la confezione insomma natalizia, però anche se i prodotti non sono strettamente natalizi, è bello che abbiano creato dei pack appositamente, ecco, non è scontato secondo me. Volevo farvi vedere cosa mi è arrivato da Mercy Andy, perché secondo me è un'ottima idea regalo, uno dei tanti kit di cui vi ho parlato in uno degli ultimi video. Questo è un vero e proprio marsupio, si trova anche da Sephora ed è di Mercy Andy in collaborazione con Stranger Things. Il marsupio è quindi pieno di prodotti, questo ad esempio è un sapone idratante ed esfoliante, c'è una bomba da bagno, c'è l'igienizzante che è un prodotto diciamo iconico di questo brand, c'è anche il porta-igienizzante che è un walkie-talkie bellissimo e una crema mani perfetta da borsetta, tutto ovviamente ispirato a Stranger Things, anche alcune delle scritte non so quanto si possa vedere, sono appunto al contrario, upside down, insomma secondo me è veramente una chicca meravigliosa. Comunque quanto è bello tacchi al sole. Ha un colore quasi diverso, più dorato. Lo so, ti sto rompendo le scatole, perdonami. Mi sa che l'ho attivato. Si stava facendo i cacchi suoi. Tesorino. Ora finisco di svuotare la lavastoviglie e sistemo un po' casa perché veramente regna il caos. Prima però, visto che abbiamo assaggiato insieme lo snack di ieri, assaggiamo quello di oggi, che è appunto con gli anacardi. In questo caso sono proprio anacardi ricoperti, cioè la forma è quella. Il cioccolato sembra anche più scuro, forse fondente, chissà. Forse questo rispetto a quello di ieri mi piace di più, perché il cioccolato effettivamente sembra meno al latte, più fondente, e il salato, diciamo, naturale dell'anacardo tira fuori secondo me un po' più di sapore in più. Sono proprio buoni. Facendo questo taste test poraccio, mi è venuto in mente che ho da provare delle cose nuove, tipo snack giapponesi, delle patatine piccanti in particolare e com'è che si chiama? Il ramune allo yuzu. Non ho mai bevuto in vita mia il ramune, è tipo una soda, una bibita, credo dovrebbe essere frizzante. L'ho presa al gusto yuzu, quindi un agrume simil limone per intenderci. Ieri ho girato appunto un mini video che probabilmente caricherò su TikTok se non mi vergogno troppo, in cui assaggio queste benedette patatine. Non so se possa essere una cosa carina o meno, da vedere anche qua su YouTube intendo assaggiare cose nuove. Poi vabbè, fra i vari snack ho ricomprato i miei pochi preferiti. Ah, tra l'altro, settimana scorsa dovevo sistemare lo studio perché abbiamo dovuto fare dei lavori e ho scoperto di avere un sacco di confezioni vuote dei pochi, così si vede che le stavo collezionando, quindi ho deciso di ritagliare la copertina, diciamo, e crearci una sorta di quadretto. Non so bene ancora dove metterla, però mi piace un sacco come stile perché mi piacciono le confezioni, tutte quelle cose un po' giapponesi. Ah, per adesso è qua sulla bacheca, sono tutta storta quindi perdonate, assieme a delle foto che avevo fatto stampare di immagini, tavole, manga, con cui ho riempito anche, adesso c'è un sacco di riflesso, questo quadretto qua. Ne ho anche altre, non so ancora bene dove posizionarle. Sono un po' triste stasera, sono successi un po' di imprevisti. E non reagisco sempre bene agli imprevisti, tipo dovevano consegnare un pacco e quindi sono stata tutt'oggi qua praticamente a non far niente, ho avuto paura anche a buttare l'immondizia per paura di perdermi sto pacco e non è arrivato, cioè risulta ancora in consegna ma sono le 7 passate, quindi vabbè, comunque per tirarmi un po' su di morale mi è venuto in mente che l'altro giorno mi sono messa a fare una sorta di lista di cose che vorrei fare questo inverno. In realtà mi piacerebbe fare una lista proprio di cose da fare da qui a Natale, però c'è poco tempo, so già che ho diversi impegni, quindi non ho la più pallida idea di quando effettivamente riuscirei a fare queste cose. Tra l'altro ho lo schermo dell'iPad lercio. Vabbè, comunque volevo condividere con voi intanto le cose che ho segnato da fare quest'inverno. Innanzitutto, sperando faccia la neve come l'anno scorso, mi piacerebbe rifare un pupazzo di neve.
fare la pasta fatta in casa, visto che ho l'attrezzo, l'accessorio insomma compatibile con l'impastatrice KitchenAid. L'anno scorso avevo fatto dei ravioli di pesce, avevo fatto le lasagne, i cannelloni, avevo fatto diversa pasta fatta in casa, vorrei farlo anche quest'anno perché ancora non l'ho, cioè quest'inverno ancora non l'ho fatto, quindi mi piacerebbe farlo, così come le casette di pan di zenzero che ormai è diventata la nostra tradizione da qualche anno. Mi piacerebbe andare in montagna anche solo per fare un giretto, anche se il sogno sarebbe tipo andare in un centro benessere, spa, terme, qualcosa del genere, o comunque per vedere la neve. Mangiare sushi nel nostro posto preferito è una tradizione che abbiamo da praticamente da quando ci siamo conosciuti, io e mio marito, che passiamo il pranzo della vigilia assieme. Credo che siamo riusciti a passare quasi tutti i pranzi della vigilia e siamo sempre andati a mangiare pesce assieme, quasi sempre sushi. I primi anni no, però ultimamente sì, e speriamo, io non so nemmeno come dire, non sono scaramantica, però speriamo di poter scendere dalle nostre famiglie e andare nel nostro posto preferito che è Arriccione a mangiare sushi. Io pensavo poi di fare del panettone fatto in casa, non so bene come o che ricetta utilizzare. Mio marito ha proposto di fare il pandoro. Quindi vedremo se riusciremo a fare qualcosa del genere. Mi piacerebbe tornare ai mercatini natalizi, dei veri mercatini natalizi o comunque dei mercatini così invernali. Fare qualcosa di speciale per Mikuláš, purtroppo per il lavoro credo che non riusciremo perché ci sono stati degli imprevisti, insomma, quindi forse quest'anno riusciremo a farla. Mikuláš, per chi non lo sapesse, è una piccola festa tipo Natale in anticipo ungherese che festeggiano soprattutto i bambini. Molti mi hanno detto che assomiglia un po' alla Santa Lucia che si festeggia qua in Italia. Giocare ai giochi di società ne abbiamo diversi qui in casa, ma abbiamo sempre poco tempo e soprattutto siamo in due e non a tutti i giochi è divertente giocare in due, tipo Cluedo non ha senso o Monopoli, ad esempio, quindi se riusciremo ad andare giù dalle nostre famiglie mi piacerebbe far quello e fare una foto di famiglia. Mi piacerebbe farla prima di Natale in modo da farla stampare e darla come regalo ai nostri parenti per lo più. Abbiamo diversi maglioni natalizi, quindi mi piacerebbe vestirci in maniera natalizia. Anche Taki ha il suo maglione natalizio, metterci davanti l'albero e fare una foto della nostra famiglia da poi stampare e non solo tenere per noi, ma appunto anche da regalare. È una lista work in progress. Adesso penso a che cos'altro mi piace. A me piacerebbe andare a pattinare, ve lo dico. Io tutti gli anni dico a mio marito: andiamo a pattinare, ma non so se lui abbia paura perché una volta è caduto giù e mi ha portato giù con lui ed è l'unica volta che sono caduta in vita mia pattinando. Però insomma, mi piacerebbe tanto. Non so poi quali altre cose proprio invernali ci siano. Ho visto che The Lady, una ragazza che seguo su YouTube, ma in realtà anche sugli altri social, ha fatto una sorta di lista di cose da fare appunto in inverno, quindi ho sbirciato anche la sua per vedere. Alcune cose sono molto simili, se non identiche, perché bene o male le cose da fare in inverno, no? Stare sulla neve, fare il pupazzo, cucinare dei dolci in casa, eccetera. Cioè, alla fine sono quelle le cose. Quindi non saprei cos'altro poter aggiungere. Se avete idee di cose prettamente invernali, fatemelo sapere. I was looking around for the kind of love to pick me up and make me feel whole inside. All I got was a trail of disappointment. It never measures up to what I had in mind. This isn't what I wanted. Who knew that love could be this hard? Too many expectations. In the end,